Un centro di ascolto per i giovani alle prese con problemi di dipendenza su tutte droga e alcol. È l'ultima iniziativa del clero di Ribera che da anni porta avanti un'opera di sensibilizzazione consapevole di come la tossicodipendenza in particolare sia una piaga particolarmente presente nella comunità crispina, come evidenzia padre Antonio Nuara. È da tempo che noi ci impegnavamo, però diciamo così, era ogni sacerdote che nella sua parrocchia parlava, denunziava questi fenomeni. Dopo la morte dei due giovani che sono morti alcuni mesi fa, noi sacerdoti abbiamo pensato di cominciare a fare un'azione unitaria, coinvolgendo anche i sacerdoti di tutta la forania di Ribera. Il centro di ascolto per giovani sarà attivo nei locali di Via Guastella, proprio dietro la Chiesa Madre di Ribera, tutti i giovedì dalle ore 9:30 alle 13:30. La gestione è stata affidata alla Casa dei Giovani di Padre Lobbue Bagheria. Ogni giovedì verrà un esperto, sempre lo stesso, che almeno da più di 25 anni opera con questa associazione e naturalmente dalle ore 9:30 alle 13:30 sarà a disposizione di quanti vorranno incontrarlo, come anche ci sono due numeri di telefono messi a disposizione per poter contattare sempre di giorno, di notte. E questo operatore, di modo che oltre al giovedì, se sarà necessario, si potranno fare altri incontri secondo le richieste che ci sono. Una opportunità per i giovani, ma anche per le famiglie. Padre Antonio Nuara torna ad evidenziare come il problema non debba essere nascosto. Un figlio drogato, dice, non è una vergogna. Non bisogna considerare la droga come anche le altre malattie, come dei tabù. Se in famiglia c'è un figlio che purtroppo sarà cascato in questa situazione, il silenzio uccide. Invece il chiedere aiuto dà la possibilità di liberarsi di questo problema. E questo noi vogliamo proprio cercare di far comprendere a tutti. Non chiudersi nel proprio particolare perché significa complicità poi con chi assume droga, ma soprattutto con chi è spacciatore, perché se non hanno i clienti, gli spacciatori non lavorano. Perciò il silenzio della famiglia è non si può accettare, ma tutti nel momento in cui avvertono qualcosa che non va nei propri figli, devono subito chiedere aiuto, di modo che possano capire di che cosa si tratta e naturalmente provvedere adeguatamente perché il problema si risolve. A Ribera c'è molto uso di droga, di alcol, di spaccio e siamo tra i paesi della provincia dove più questo fenomeno è presente, perciò è importante questo centro di ascolto che noi abbiamo voluto tutti i sacerdoti. Abbiamo anche un'altra bella notizia che è quella del cardinale che il giorno 27 alle 11 verrà per inaugurare ufficialmente questo centro di ascolto.